Per festeggiare la promozione del Gubbio abbiamo però un ospite speciale in collegamento telefonico. Pronto? Ma tu guardaci, ti assicura D'Agostini qui. Pronto? Sono collegato in studio? Sì, buonasera. Pronto? Sì, Nicola, sei tu Nico? Sì. Allora, te me devi dire, io volevo fare i complimenti alla squadra del Pontanelle Branca per la vittoria del campionato, ma devo dire anche che non era difficile, era tanto difficile perché comunque ci avevano due pezzi dal 90, i quali Gnagni, Giordano e Risarelli, che se tu ti ricordo bene erano due colonne importanti del mio Semonte degli anni d'oro. Ma dall'altra parte chi abbiamo quindi? Buonasera al presidente del Semonte, Sauro Notari. Sono Sauro Notari, il presidente. Lo riconosci chi è Sauro? Allora, senti, ti salutiamo in diretta, lo facciamo con un applauso. Buonasera a chi? A Francesco Marianeschi. Buonasera a tutti. È la serata della famiglia Marianeschi. Nicola, il fratello di Francesco, taglia i codini. Francesco, grande imitatore, si diletta in Sauro Notari. La colpa è sempre di Daniele Ferri Marini. È stato lui a farmi scoprire il Francesco Marianeschi imitatore. Poi chiederemo un giudizio sempre ad Ale e Saba. Francesco Marianeschi che imita, come detto, Sauro Notari. Innanzitutto dagli un voto, ti è piaciuta l'imitazione? Ci sono caduto. Se avesse saputo. Presidente, se fa per ridere, non è che. No, se avesse saputo che lo imitavi così a dicembre, ti avrebbero tenuto a Gubbio. Ti dico la verità, Francesco. Anche se a Fano stai facendo benissimo, insomma. Preferisco le prestazioni in campo, Nico. Beh, quello è in dubbio. Non so, Peppe, vuoi fare un saluto a Francesco? Con affetto, ciao Franci, come va? Ciao Dire, ciao. Come va? Bene, tutto bene. Tutto bene, dove sei, in spiaggia? Sì. No, sono a casa, domani mattina c'è allenamento, Dire. Ah, poi bravo. C'è una sfida delicata col Matelica domenica, insomma. Un abbraccio Franci. Fano secondo, grazie, in classifica, grazie. Che punta a far bene nei playoff, trascinato proprio da Francesco Marianeschi, fra l'altro se ne sta dietro le telecamere, lui perché si vergogna un po'. Abbiamo con noi il team manager Luciano Ramacci, visto che non vuole parlare, ce lo dici tu cosa può aver detto in macchina a Sauro Notari e Giuseppe Pannacci? Ah, guarda Nicola, innanzitutto ti volevo ringraziare per avermi dato la possibilità di intervenire in una trasmissione meravigliosa come la tua, questa qua di Umbre TV. E poi volevo dire una cosa ai miei amici qua, nonché quasi fratelli, perché se ti dico Nicola quante ne avremmo passate insieme, potremmo iniziare oggi e finire tra qualche anno. Io dico solo che un acquisto come quello di Ale Saba per l'anno prossimo in Lega Pro è qualcosa di inevitabile, che ci avremo bisogno come il pane. Grande Francesco. Senti Francesco, ora regala questo momento di gloria anche a Sabatino, perché eravate compagni? Compagni rappresentativi a Umbra. Grande Franci. Senti. Ciao Ale, ciao. Come è grandissimo. Era il motorino. Cioè, era un buon giocatore. Motorino. Sabatino era un buon giocatore? Cavolo, c'era il motorino, Nico. No, siamo sempre scontrati, sin da piccoli. Lui era il più forte di tutte le squadre con cui giocavo, che cambiava spesso squadra, mi ricordo. Alessandro un anno in più invece, l'hai affrontato? Lui mi sa di no, non ho giocato mai quello. No, però ci conoscevamo perché... Sì. Qualche serata insieme. Anche, facciamo la stessa scuola. Sì, è vero. Un certo Giordano Gnagni, te lo ricordi invece? Giordano, ricordo sì. Avevamo passato una bella annata a Bastia. Senti, so che lui insulta tutti i compagni di reparto. Insultava anche te a Bastia? No. Forse perché non ero compagno di reparto. Io giocavo avanti, giocavo, quindi... Beh, facevi un po' il trequartista. Giordano, perché non insultavi Francesco? Perché era troppo... Con Massimo Cocciara in panchina, se non sbaglio. Sì. Francesco, senti, allora ti lasciamo andare a letto tranquillo, come abbiamo fatto con due
col duo Croce Ferri Marini. Grazie davvero. Grazie a voi. Ti faremo fare qualche serata con Ale e Saba, qualora avessi un bisogno di imitare Sauro Notari e Luciano Ramacci, anche se so che hai un repertorio piuttosto vasto, insomma, magari ti risfrutteremo più avanti. In bocca al lupo, grazie, un applauso a Francesco Marianese. Ciao Francesco. Ciao.